Signore e signori, benvenuti al Pallaborelli di Scauri. Siamo qui pronti per la telecronaca della terza giornata del campionato di Serie C1 Girone B, da affrontarsi oggi padroni di casa del Minturno contro il TC Parioli. Andiamo a leggere velocemente le distinte delle due squadre. Il Minturno porta oggi a giocare Torres, Ibora, Victor, Da Silva, Diego, Santos, Brossi, Renato, Alex, Robles, Daniel, Jesus, Augusto, Vanderlei, Teixeira, Adriano, Petronzio, Renato il capitano, Giovanni Cardillo vice capitano, Antonio Panata, Thomas, Marco, Da Silva, Viera, Murilo, Cesar, Luis Garcia, Antonio Jesus e Mario Corrente agli ordini dell'allenatore e giocatore Augusto Vanderlei. Il TC Parioli invece porta oggi qui alla Pallaborelli Pier Clemente Giordano, Francesco Scuderi, Filippo Fruscelli, Leonardo Bruni, Roberto De Lieto, Francesco Badaracco, Francesco Bartolomeo, Luca Ginanni, Giulio Aloia, Alessandro Zimatore, Paolo Zazzi e Morris Bendaud. Scusate. L'allenatore Andrea De Fazzi. Gli arbitri di gara sono oggi della sezione di Formia Pierpaolo Calenzo e Ivan Treglia. Andiamo a ricapitolare un po' la situazione delle due squadre. Il Minturno è capolista assieme all'Atletico Anzio Lavinio a 6 punti in virtù delle vittorie contro il Ponte nella prima giornata per 3-2 e la vittoria per 5-4 sul campo dello Spinaceto 70. A 4 punti invece il TC Parioli, che ha già affrontato due delle squadre pontine del girone B, la vittoria nella prima giornata in casa del Real Terracina per 5-4, il pareggio 5-5 invece in casa contro la Vis Fondi, una squadra che segna tanto ma subisce anche tanto. La differenza reti è di appena 2 gol in favore, 10 gol fatti, 9 di un gol quindi a favore, 10 gol fatti, 1 subito, mentre il Minturno con 8 gol fatti e 6 soli subiti. L'ultimo turno l'abbiamo detto favorevole, il 4-5 in casa dello Spinaceto 70, la vittoria contro la squadra di Roma Sud, mentre qui siamo quasi pronti per l'avvio. Ecco qui che comincia la partita. Il primo possesso è della squadra ospite, che in maglia verde e calzoncini bianchi, attaccata alla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, in completo bianco con calzoncini blu scuro invece il Minturno, chiaramente da sinistra a destra. Si schiera con Da Silva, Vanderlei, Murilo e il numero 10 Teixeira Adriano. Il Minturno e Parioli tenta questa offensiva, il pallone carambola oltre la linea del fallo laterale. Due squadre quindi ancora imbattute in queste prime due giornate di campionato. Ecco subito il tiro del numero 13 del Parioli, Luca Ginanni, capitano e capocannoniere della squadra con 3 gol, gli stessi di Vanderlei in queste prime due giornate. Tra la battuta di questa rimessa, il tiro da fuori del Parioli che finisce però oltre la sinistra del palo della porta, difesa dal numero 1 Torres, Iborra, Victor, Murillo, Vanderlei, passaggi corti con Da Silva, ecco servito proprio Da Silva per Murillo, Vanderlei che dà indicazioni ai suoi, la palla che scorre per Adriano, ancora il possesso del Minturno che però è lontano dall'area di rigore avversaria, nella propria metà campo gestisce con tanti passaggi la squadra di casa. Adriano, Vanderlei, la palla scorre per Murillo, Da Silva, ancora Murillo, scambi corti alla ricerca di spazi, Adriano poi va alla conclusione di sinistro da lontano, blocca con facilità il portiere avversario, pallone poi che si perde oltre la linea del fallo laterale. Da Silva per Murillo, parte sempre con calma l'azione del Minturno, Vanderlei prova a far passare questo pallone di tacco, per poco non ci riesce, attenzione al Parioli che prova a scappare, subito il pressing della squadra di casa,
Pallone che finisce oltre la linea, c'è stata anche una deviazione del Parioli, quindi avanza Adriano con la maglia numero 10. Allarga per Vanderlei, pallone arriva in qualche modo a Da Silva, ancora Vanderlei che riesce a mantenere il possesso, prova a scucchiaiarlo per Da Silva, la palla che esce, cambio di possesso, gli uomini in maglia verde pronti a rimettere in gioco. Ben Daudi in porta per il Parioli, che rilancia di destro, il colpo di testa di Murillo, può controllare Adriano, un po' in difficoltà, cerca di far scorrere il pallone che però è uscito. Guarda che carambola poi sul corpo di Da Silva. Ancora rimessa per il Parioli, la palla messa fuori per il numero 6 Bruni, e guadagna un angolo. La gestione adesso del Parioli, attenzione perché recupera palla Murillo, il pallone però scivola fuori. Sono due Da Silva in campo con il numero 6 Da Silva, Diego, con il numero 19 invece Murillo Da Silva. Proprio lui che adesso serve Vanderlei. Adriano controlla col mancino, ancora Vanderlei, di nuovo Adriano, Da Silva per Murillo. Adriano la mette in mezzo, non ci può arrivare Da Silva, Viera, Murillo, Cesar. Palla quindi scorre sul fondo, pronto a rimettere in campo Morris Ben Daud. Molto poco da segnalare in questi primi 3 minuti di gara. Profondità, buono lo stop, ma poi c'è l'anticipo di Da Silva, il pallone che rotola direttamente al portiere del Parioli. Ginanni, scucchiaiata, buona, lunga per favorire un compagno, c'è la prima interdizione di Adriano. È stato buono lo spunto per servire Fruscelli. Attenzione adesso il tocco, ci prova Diego Da Silva, pallone che però finisce sul fondo. Calcio d'angolo per il Minturno. Vanderlei che dà indicazione ai compagni. Palla per Adriano, il tocco per Vanderlei che di punta però la spara direttamente sul fondo, lontanissima dalla porta del Parioli. Invoca un angolo che non viene concesso dall'arbitro. Fruscelli. Adriano, attenzione, recupera per il Minturno in zona pericolosa. Adriano però non trova lo spazio per il tiro che arriva, la prova di Ben Daud. Dopo 6 minuti, diciamo, la prima occasione, il tiro di Adriano. Alle mezzo arriva il gol del Minturno che passa in vantaggio grazie alla rete di Adriano Teixeira. Sono passati 6 minuti continuati di gioco, chiaramente noi abbiamo il conto dei minuti continui, qui arriva chiaramente il cronometro è effettivo, fatto sta che arriva il gol dell'1-0. È stato proprio Adriano a conquistare questo calcio d'angolo, la deviazione in rete. Passa avanti il Minturno e quindi comincia bene questa partita. Da mantenere non solo l'imbattibilità ma il punteggio pieno per rimanere attaccato all'Atletico Anzio Lavinio, aspettando di sapere poi il risultato chiaramente della partita dell'altra capolista che oggi gioca sul campo del Pomezia. Pomezia che ha fatto solo 3 punti nelle prime 2 giornate, ferma prima di questa giornata all'8° posto la Fortitudo Pomezia. Ginanni, buono il tocco in avanti, gestisce palla Aloia, l'indietro per Badaracco, ancora Aloia, Ginanni,
gestisce palla il Parioli. Ginanni va allo scontro fisico, perde il pallone, attenzione al Mintuno che può avanzare. Il passaggio per Da Silva che perde palla, poi Adriano al contrasto duro con Ginanni, la rimessa è per il Minturno. Esce Murilo, entra Ruiz García, Antonio Jesús. Brossi. Brossi autore di due dei 10 gol del Minturno, quel passaggio di Adriano non raggiunge Da Silva che non ci prova nemmeno. Rimessa per il Parioli. Bruni. Il tocco per Aloia. Contrasto di Da Silva che mette il pallone in rimessa. Ginanni. Vicino a lui c'è Bruni, preferisce andare invece da Aloia. Eccolo Bruni che di mancino serve Ginanni, spalla la porta, aspetta sostegno dei compagni. Ecco servito ancora Bruni che lascia da Aloia, all'indietro per il portiere. Aloia ancora. Serve Ginanni poi in profondità per Aloia che tocca di testa ma non riesce a mantenere il passaggio del pallone. Adriano. Brossi non segue le indicazioni del compagno, va avanti, Adriano deve restare in posizione difensiva. Brossi. Da Silva si allunga troppo il pallone, arriva la scivolata di Scuderi, può avanzare il Parioli, Scuderi però non riesce a completare l'azione, la rimessa è verde. Scuderi. Vicino per Bruni, di prima per Ginanni, contrastato da Adriano che per un momento recupera palla. Ancora Scuderi per Aloia. E il tocco poi di Ruiz García direttamente in rimessa. Esce Adriano, entra con il numero 17. Panata Thomas Marco Antonio. Nomi lunghissimi per i tanti sudamericani del Mintuno. Ginanni a rimorchio per il creativo di Scuderi e la parata di Torres Iborra Victor. Punteggio ancora di 1-0 per la squadra di casa. 13:06 sul cronometro. Avanza Bruni che fa girare il pallone, arriva ad Aloia. Scuderi ancora per Bruni, servito dall'estero, attenzione perché Minturno recupera palla, può avanzare Brossi, il tiro e la parata di Ben Daoud. Tiro poi da fuori senza troppe pretese, finisce altissimo. Bruni, Aloia, ancora per Bruni, serve di nuovo Aloia, il numero 18, al contrasto lo perde, però mantiene il possesso del Parioli con Bruni che prova col mancino, fa scudo Brossi e mette il pallone oltre la linea del fallo laterale, esce Da Silva, rientra Vanderlei, si chiede a suo compagno di dare poi marcatura. Bruni, Aloia, scavetto ancora per Bruni che supera Brossi, viene messo giù ed è fallo per il Parioli. Bruni lascia Ginanni la battuta di questo calcio di punizione. Cambi veloci e rapidi per il Minturno. Ginanni prende una lunga rincorsa, probabilmente tenterà la conclusione a rete. Arriva il tiro e la parata di Torres. Ancora Ginanni,
la palla che stavolta non va molto lontana dall'incrocio dei pali. C'è stata una deviazione, angolo per il Tennis Club Parioli. Recupera però il Binturno che può andarsene via con Brossi. Il tiro di Brossi al lato. Pronto a battere Morris Bendaud. Diamo scusa eventualmente al portiere del Parioli se stiamo pronunciando in modo errato il... sto pronunciando in modo errato il suo cognome. Così lotta per il possesso che rimane verde. Ottimo Vanderlei ad evitare l'aggancio di Ginanni, per arrivare comunque sul fondo Scuderi, che non riesce a controllare, finisce oltre il campo. Può ripartire il Minturno, non aggancia il numero 20 Ruiz Garcia. Parioli torna in possesso palla. Endaud direttamente verso Ginanni che la stoppa di petto, cerca un numero che gli riesce a metà. Adriano subisce poi il contatto, l'arbitro concede la rimessa al Minturno. Vanderlei e Adriano vicini, Vanderlei che prova a lanciare il pallone avanti, la tocca di testa Ginanni che finisce fuori, ancora rimessa per i padroni di casa. Brossi prova il tiro, poi la finisce sotto le gambe dell'avversario, ma va direttamente al portiere, arriva il gol del pareggio. La corsa del portiere Bendaud, il servizio per il numero 19 Alessandro Zimatore che segna il gol del pareggio al quarto d'ora, di nuovo in parità. Tutto da rifare per i padroni di casa. Brossi che avanza, la scivolata di Ginanni, tocca il pallone, rimessa laterale. Rapidi che hanno il loro bel da fare per tenere la partita sotto controllo. Vanderlei, tiro deviato dal numero 18 Giulio Aloia, calcio d'angolo per i padroni di casa. Ruiz Garcia che andrà a battere lontano dallo svolgimento dell'azione Brossi. Vanderlei prova una conclusione che viene ribattuta, può avanzare quindi Zimatore, serve Aloia vicino, la palla va a Ginanni, il tiro però direttamente sul portiere del Minturno che può ripartire adesso con Adriano. Chiama i compagni a salire, poi si affida Vanderlei, Brossi, Ruiz Garcia dall'altra parte, Brossi va al tiro, sporca le mani di Bendaud, la palla che va a finire oltre la linea di demarcazione del campo. Rimessa per il Minturno, 10 e 29 sul cronometro, Minturno 1, Tennis Club Parioli 1. Le reti di Adriano dopo 6 minuti, al quarto d'ora ha risposto Zimatore per la squadra ospite. Vanderlei, Brossi, Adriano che entra adesso in possesso, cerca in mezzo Ruiz Garcia che non ci arriva per un soffio. Il risultato però è palla ai verdi, ecco Ginanni che sbaglia il passaggio al rimorchio per il compagno Aloia. Minturno può tornare ad imbastire un'azione d'attacco, Adriano si appoggia indietro per Vanderlei. L'intercetto da parte del Parioli, può avanzare Zimatore, l'autore del gol del pareggio, Ginanni il capitano ancora per Zimatore, Aloia. Ginanni prova il servizio per un compagno che carambola sull'arbitro, si tratta del numero 11 Francesco Bartolomeo, finisce anche contro le barricate che separano i tifosi dal campo. Rischiato brutto per colpa del direttore di gara, è inciampato. C'è un time out quando mancano 9 minuti e 49 sul cronometro. Concluso il time out, il pallone sarà in possesso della squadra ospite, il punteggio è di 1-1. Ginanni che è pronto a battere aspettando chiaramente il fischio dei direttori di gara, li ricordiamo ancora una volta, Pierpaolo Calenzo e Ivan Treglia.
Pronto Ginanni, ci sono un po' di tafferugli in area tra Vanderlei e Zimature. Gli uomini in maglia rosa vanno a controllare che sia tutto a posto. Pronto il capitano a battere con il destro, il capitano del Parioli, la palla per Bruni. In tuffo ci arriva il portiere della squadra di casa, Murilo, che è tornato in campo. Vanderlei. Siamo tornati allo schieramento iniziale. Vanderlei, c'è lo scatto di Adriano. Vanderlei non trova il momento per passare il pallone, arriva fino in fondo, prova a mettere in mezzo, ne esce un cross molto debole, facile preda del portiere che però sbaglia tutto. Qui il rilancio si dispera, il lancio completamente sbagliato, finisce oltre il campo, la palla torna ai padroni di casa. Murilo da Silva, ancora per Murilo, si fa vedere vicino Vanderlei, preferisce andare sulla destra da Adriano. Appoggio per Murilo, adesso Vanderlei, Murilo di nuovo da Silva, pescato bene, davanti a lui c'è Bruni, prova a superarlo di velocità, arriva il tiro, il tuffo di Bendaud. Ginanni, Zimature, sbaglia però, prende in controtempo Bruni, palla in attacco per il Minturno, però retrocede con Murilo per ragionare su come svolge l'azione. Eccolo Murilo, fermato però bene da Loia, che in mezzo a due prova ad andare via, gliela tocca Adriano, la palla però scivola in fallo laterale. Il lancio di Zimature non trova Ginanni, che va a contrasto con Vanderlei, finisce giù, c'è il fallo per il Minturno. Il Parioli che al quinto posto in classifica con questo pareggio manterrebbe l'imbattibilità, chiaramente prestissimo, manca ancora 8 minuti e 25 secondi per finire solo il primo dei due tempi di questa partita. Vanderlei pronto a battere questo calcio di punizione, l'indicazione di Adriano che è sul secondo palo. Si fa invece corto da Silva, di nuovo per Vanderlei. Avanza di Suola, Vanderlei cerca spazio, lo trova, va al tiro! Ed è un gol fantastico di Vanderlei! Quando mancano 8 minuti e 14 secondi, la rete dell'allenatore, il giocatore Augusto Vanderlei a riportare in avanti il Minturno 2-1. Azione in solitaria, lo scambio con Da Silva su questo calcio di punizione, avanzato, toccato il pallone con la sola più volte, ha preso lo scatto e ha lasciato andare il sinistro che si è infilato sotto la traversa. Minturno nuovamente in vantaggio, avanza Bruni, il tocco per Ginanni, cerca di prima servire Zimature, il blocco di Adriano, qui scatta Murillo, quasi va lo scontro con Zimature, il pallone finisce fuori ed è per la squadra ospite. Pallone che arriva adesso, Zimature pronto a battere, Ginanni all'indietro, servito. Zimature si fa vedere sempre sul lato di sinistra, un rimpallo lo favorisce, al contrasto Murillo che viene messo giù ed è fallo. Secondo fallo per la squadra ospite, in parità il conteggio delle sanzioni, 2-2. Vanderlei indica come al solito ai compagni e ai suoi giocatori come muoversi. Il pallone è stato deviato in fallo laterale, rimessa affidata ad Adriano. C'è lontano da Silva, vicino a Vanderlei, lo serve, gli restituisce il pallone adesso da Silva, in mezzo c'è Murillo, da Silva si trascina il pallone fuori, ma c'è angolo, c'è stata deviazione. Murillo, Vanderlei, da lì è arrivato il tiro del gol del 2-1 e ci riprova Vanderlei, la deviazione di Ben Daoud e ancora calcio d'angolo per il Minturno.
Da battere Adriano, Vandrei si fa vedere vicino, la tocca invece di lasciarla a Murillo, riesce a servire in mezzo da Silva, che vorrebbe restituirgli il pallone, la palla invece finisce tra i piedi di Adriano, che adesso va in rivolta da Murillo, che chiama calma, indica 4 chiamando uno schema. Adriano non gli restituisce il pallone, si dispera Murillo, chiede scusa ad Adriano, c'è stata un'incomprensione. Vanderlei va a sedersi e far entrare Brossi. Adesso va a toccare il pallone in pressione su Francesco Badaracco. Badaracco in gol nell'ultimo turno con il Fondi. Il pareggio 5-5, qui la rovesciata bellissima del capitano ospite Luca Ginanni. Gestisce palla adesso il 21 con Brossi, che serve Murillo, ancora per Brossi, Murillo, Adriano, Murillo sulla sinistra, doppio passo di Murillo, lascia poi indietro da Silva, le finte di Murillo, Adriano, serve bene il movimento di Murillo che va al tiro di destro, un po' sbilanciato, va addirittura al tiro, qui Morris Bendaud altissimo, voleva replicare un po' l'azione che ha portato al gol del pareggio. 6-0-0 sul cronometro, in turno avanti 2-1 sul Tennis Club Parioli. Brossi da Silva, anzi scusate, è Alex Robles uscito da Silva per fare spazio al numero 8, gestisce palla adesso il Parioli con Bruni che avanza, prova a servire un compagno, la palla ribattuta da Adriano, direttamente il portiere, poi Bendaud che la deve spazzare in fallo laterale, non riesce a organizzare le idee la squadra ospite. Il Minturno che ha 5,5 spiccioli in meno dalla fine del primo tempo conduce la partita. Murillo, Robles all'indietro, Adriano di tacco, manda il pallone avanti nella terra di nessuno, lo può controllare, quindi in rimessa Morris Bendaud, autore dell'assist del gol del momentaneo pareggio del TC Parioli. Ebbene sì, succede anche questo. Bruni prova il passaggio in profondità per De Lieto, anche lui in gol nell'ultima partita contro il Fondi. In rete per il Minturno invece nell'ultima contro lo Spinaceto la doppietta di Brossi e poi Vanderlei, Adriano e Giovanni Cardillo. Giovanni Cardillo che ancora non è entrato in campo, il numero 13. TC Parioli invece, i 5 gol sono stati segnati da Ginanni, una doppietta, poi Bruno, Badaracco e De Lieto. Il 5-5. Ci vuole un po' perché Murillo possa rimettere il pallone in gioco. Vanderlei, lo scatto di Murillo che si deve fermare e viene servito. Serve ancora Vanderlei sulla sua direttrice, Brossi servito ancora all'indietro per Vanderlei. C'è lo scatto di Murillo che deve ancora tornare indietro, la riceve però il pallone. Finta il passaggio, Brossi dalla distanza! E il gol di Brossi che segna il gol del 3-1. Minturno che cerca di prendere il largo con il gol dell'autore della doppietta, l'abbiamo detto poco fa, Leandro Brossi della doppietta contro lo Spinaceto, in gol anche oggi, si tratta del gol numero 3 per Brossi, che continua a dare la caccia quindi a Vanderlei, che con la rete di quest'oggi invece è salito a quota 4. Dalla distanza ha colpito il Minturno, l'azione sembrava destinata a proseguire con il possesso palla, gran conclusione di destro di Leandro Brossi, qui Robles che non riesce a tenere il pallone in campo, Parioli che deve inseguire, Bruni
cerca compagni, non trova nessuno, allora va da De Lieto. Scambio con Badaracco. Davo da Giordano, tentare il passaggio in profondità per De Lieto, l'interdizione di Murillo. 3:34 ancora da giocare con le dovute interruzioni. Il tiro da lontano di Badaracco senza troppe pretese, finisce alto sopra la traversa, non di molto ma alto. Vanderlei che è rientrato in campo, Brossi ancora all'indietro per Vanderlei che serve Robles. Murillo, Vanderlei davanti a lui a coprirgli tutti gli spazi. De Lieto, Vanderlei va a mettersi praticamente sulla bandierina, l'arbitro interrompe il gioco, la palla è uscita. Cerchiamo di capire cosa è successo, la palla è per il minturno. Murillo, il lancio per Robles che riesce a metterlo giù ma non a tenere il pallone in campo, azione sfumata per i padroni di casa. Vendaud si mette nei piedi di Bruni. De Lieto, scambio con i compagni, la palla che raggiunge ancora De Lieto. Badaracco poi non riesce a sviluppare l'azione offensiva. Giordano in avanti, il controllo del Parioli che perde palla, attenzione Brossi prova a mettere il pallone in mezzo a Vanderlei, il miracolo di Bendaud, ancora Vanderlei, ancora Bendaud quando mancano 2:24. Doppia parata fondamentale del portiere del Parioli che tiene in campo la sua squadra. Robles, Vanderlei, la pressione di Scuderi, Murillo, davanti a lui c'è Robles, alla sua sinistra Brossi che viene servito, attenzione al suo destro, ha già dimostrato di poter fare male più o meno da qualunque distanza. Vanderlei ancora in pressione Scuderi, si perde quasi palla Murillo sull'attacco di Badaracco, esce il portiere che investe Murillo che resta a terra. Attenzione allo staff che va a sincerarsi delle condizioni del numero 19 del minturno. Speriamo che non sia successo nulla di grave. Manca 1 minuto e 48 alla fine del primo tempo. Sarà sostituito intanto Murillo da Silva e si riprende a giocare. Bruni in mezzo. Attenzione che qui è stato l'ottimo intervento in uscita del portiere. Va sul fondo molto bene Aloia, ma non riesce a concretizzare il Parioli. Si siede Murillo fuori dal campo, vedremo se sarà in grado di continuare la partita. Intanto gli viene porta una casacca. Vanderlei per Brossi che cicca il pallone, peccato, si stava coordinando per il destro di prima. Aloia, scavetto a cercare in profondità Scuderi, lascia scorrere il pallone oltre il fondo. Victory Borra Torres lascia scorrere il pallone Thomas per Brossi, la palla però non raggiunge il compagno. Parioli che può cercare di imbastire una delle ultime azioni offensive, mancano 50 secondi alla fine del primo tempo, la palla finisce fuori ed è verde. Il tiro di Scuderi, la gran parata di Torres. E poi il tiro da lontano di Bruni. ...35 secondi alla fine, si incespica un po' con il pallone, panata a Thomas, il Parioli che torna in possesso, è fondamentale per la squadra ospite accorciare le distanze in questo finale di tempo. Qui una serie di scontri, il fallo è del minturno, fallo commesso su Filippo Fruscella.
Finanni che è tornato in campo, pronto a battere questo calcio di punizione, fa segno al compagno Aloia di andare a prendere posizione vicino a Panata Thomas in barriera. Ginanni, la palla che dà solo l'illusione del gol, prende l'esterno della rete. Adriano Valtio ribattuto da Bruni, rimessa 13 secondi alla fine del primo tempo. Un turno è avanti 3-1, avanti anche nel conto dei falli 3-2. Adriano cerca spazio per il tiro, lo trova, c'è una deviazione, ancora angolo, deviazione pericolosa questa di Fruscella. Adriano, il tocco di Bruni per l'intervento del portiere, poi questo cross, ma finisce il primo tempo, il minturno chiude avanti 3-1, la prima frazione di gara, le reti al sesto di Adriano, il pareggio momentaneo al quarto d'ora di Zimatore, Vanderlei al ventesimo e Brossi al ventiseiesimo per chiudere in vantaggio di 2 reti il primo tempo. Restate con noi, ci vediamo tra poco per la seconda frazione di gara. E siamo tornati al Pallaborelli, pronti per il secondo tempo della partita valida per la terza giornata di Serie C1 Girone B. Il Minturno in vantaggio per 3-1 sul Tennis Club Parioli. Le reti, lo ricordiamo, di Adriano, Vanderlei e Brossi per i padroni di casa. Quella del momentaneo pareggio di Zimatore per il Parioli. Minturno che gestisce il primo possesso, Brossi subito a tentare il diagonale di destro, la parata di Bendaud, il portiere che ha servito tra le altre cose dopo uno scatto lungo tutto il campo, l'assist proprio per Zimatore, c'è il primo fallo del Minturno e fa già segnare quindi 1 nella casella delle penalità. Dopo pochi secondi di gioco, Adriano per Luis Garcia che ha spazio, serve un compagno che si gira, controgira il numero 13 Cardillo, la palla che però finisce fuori. Indietro per Adriano, prova a gestire di nuovo con calma il Minturno, da Silva, ancora da Silva, adesso palla Adriano, Cardillo qui sulla sinistra. La Silva ci pensa, poi torna Adriano, Garcia che si fa vedere, da Silva, ancora Adriano, il pressing di Scuderi, Adriano di nuovo in possesso palla, lo scambio con da Silva, Adriano ancora di nuovo da Silva, Cardillo in profondità per Adriano, il pallone che scorre fino a Bendaud che può bloccare Bruni. Con l'epicentro del gioco della squadra ospite, davanti a lui Scuderi, preferisce andare da Aloia, ancora Bruni, davanti a lui Ginanni, lo scatto di Aloia, va indietro però il capitano ospite da Scuderi che non riesce a tenere il pallone in campo, che finisce fuori, rimessa bianca. Ricordiamo un po' i risultati per chi si fosse collegato in questo momento delle partite precedenti delle due squadre. Nella prima giornata il Minturno ha battuto il Ponte per 3-2, doppietta di Vanderlei, gol di Da Silva, mentre il Parioli ha vinto in casa del Real Terracina per 5-4 con la doppietta di Violante, il gol di Ginanni, di Bruni e un'autorete. Nella seconda giornata invece Minturno vittorioso in casa dello Spinaceto 70 per 5-4, la doppietta di Brossi, gol di Vanderlei, Adriano e Cardillo. Parioli Fondi 5-5, la doppietta di Ginanni e i gol di Bruni, Bataracco e Delieto. La terza giornata con questo risultato, il Minturno resterebbe al comando della classifica solitaria o in coabitazione con Lanzio Lavinio che oggi gioca in casa del Pomezia. Quindi gioca, in teoria dovrebbe stare giocando ancora perché la partita cominciava alle 3. A 9 punti andrebbe il Minturno con questa vittoria, il Parioli resterebbe a 4, subendo quindi eventualmente la prima sconfitta
in campionato. Qui un po' di contestazioni per un presunto fallo del Driano che poi mette il pallone fuori. Ginanni a colloquio col direttore di gara. C'è bisogno dell'intervento dello staff, era rimasto a terra il giocatore del Parioli, qui abbiamo la visuale un po' struita, potrebbe trattarsi di Bruni? No, lo vediamo in panchina. Purtroppo abbiamo un po' di tifosi che ci ostruiscono la visuale. Aloia e Ginanni, così come Scuderi, sono in campo. Si rialza, adesso viene accompagnato fuori dal campo il numero 9, Francesco Badaracco. Ginanni ancora a colloquio con l'arbitro, non gli è andato giù. Né il non aver fischiato il fallo, né tantomeno quello di, la cosa di non aver fischiato il gioco. Reo di questo, direttore di gara per il capitano del Parioli. Adriano da Silva, il gioco è finalmente ripreso da Silva, molto bene in dribbling, si frappone tra il pallone Ginanni da Silva, poi rimane possesso di palla, quasi un paperone di Bendaud. Da Silva però non riesce ad approfittarne. Abito qui fischia qualcosa. Deve ripetere la rimessa. Con le mani lungo a cercare uno tra Ginanni e Scuderi. La palla non finisce a nessuno dei due, ma direttamente tra le braccia di Torres. Adriano. Ruiz Garcia, ancora ad Adriano. Cardillo si avvicina vicino a Ruiz Garcia. Non perfetto il suo controllo, ma non è pressato, quindi può gestire con calma. Da Silva Adriano, Luis Garcia si può vedere davanti, adesso scatta anche Adriano. Da Silva deve andare però da Cardillo, Luis Garcia la tocca appena, il pallone rotola. Con calma lo può controllare il Parioli. Ginanni, Aloia. Ancora Ginanni, servito Zimatore. Viene messo giù, si prosegue Ginanni per Aloia, Scuderi dietro ancora per Ginanni, vicino a lui c'è l'autore del gol dell'1-1, Zimatore, che tira dalla distanza, la palla finisce alta senza pericoli e senza problemi, può riprendere il gioco la squadra di casa. 16:33 sul cronometro, Mintuno ancora avanti 3-1 con Vanderlei che dà moltissime indicazioni ai compagni in campo. Ginanni, davanti a lui c'è Adriano che gli tocca il pallone, Ginanni mantiene il possesso e serve Zimatore all'indirizzo, si va a vedere Scuderi, Adriano ancora però a frapporsi, il pallone in qualche modo arriva a Ginanni, riesce a toccarla a Torres, il fallo sul Cardillo di Aloia e arriva il primo cartellino giallo della partita, se lo becca il numero 18 Giulio Aloia. Tutto fallo anche intenzionale sul Cardillo. Vanderlei discute con Adriano. Luis Garcia, la palla davanti a cercare proprio Adriano che la controlla di sinistra, viene fermato da Ginanni e viene ammonito. Non è molto convinto il capitano del Parioli di questa decisione dell'arbitro, continua a discutere col direttore di gara. Secondo ammonito per il Parioli, punizione affidata a Vanderlei. Vedremo se cercherà la rete da qui. Si parla con Adriano. Vicino c'è anche Luis Garcia, Brossi più defilato sulla fascia destra.
Ginanni in barriera, due uomini sul palo, Simatore e Aloia, la palla è per Adriano che colpisce male, Brossi all'indietro per Torres, Adriano, Brossi, Vanderlei che è tornato all'indietro. Ginanni la tocca Vanderlei e la mette in rimessa laterale, pronto a rientrare Cardillo, si rimette la pettorina aspettando il momento giusto. Garcia in pressing su Aloia che non riesce a trovare Ginanni, la palla per il minturno, esce Vanderlei, entra con il numero 13, di nuovo in campo Giovanni Cardillo, Adriano, Garcia, Cardillo libero, servito sulla destra di punta e la parata di Ben Daoud. Ancora il minturno però che gestisce il possesso, si va all'indietro da Adriano, Cardillo le sue finte, poi cerca di servire Brossi, stava per perdere palla, passaggio che non va a buon fine. Aloia, il pressing di Riz Garcia, finiscono per terra in due, Aloia prova a controllare da terra, poi si lamenta con Cardillo. Si dà la mano poi Aloia e Riz Garcia, con i due finiti a terra. La rimessa è per il minturno. Brossi per Torres, di nuovo Brossi, Cardillo seguito come un'ombra da Bartolomeo, non riesce a passare, eccolo Bartolomeo, il tocco all'indietro per Aloia, Simatore, Aloia, profondità, il colpo di testa di Ginanni, fai la sponda a cercare ancora Alessandro Simatore, troppo lungo, esce sul fondo, Torres la può mettere sui piedi di Adriano, davanti, veloce a cercare Cardillo, recupera palla però benissimo Ginanni, l'ingenuità di Cardillo, Ginanni va al tiro di destro, la palla che si spegne alla destra del palo della porta, difesa da Torres, 14 e 20 da giocare, in turno ancora avanti per 3-1. Brossi per Adriano che sfiora il gol del poker, suo tiro finisce di pochissimo oltre il secondo palo, quello più vicino alla nostra postazione, la destra di Ben Daoud, Simatore davanti per Bruni che è tornato in campo, prova a infilarla in mezzo, Adriano la tocca e la mette in angolo, sembra un po' questionare un po' con tutti Adriano oggi tra i suoi compagni, vediamo parlare spesso un po' con una quieta rassegnazione sul volto. Bruni, Simatore, ancora Bruni, subisce quel fallo di Cardillo, si arrabbia un po' Vanderlei con il suo giocatore, bastava il pressing in effetti, Brossi, la scivolata efficace di Filippo Fruscella, è pronto ad entrare con il numero 8 Alex Robles, trova anche Panata Thomas, eccolo qui scambiare con Adriano, Rossi, Robles, Adriano provano a spostarlo col fisico, mantiene Adriano, Rossi e Robles, Panata a sinistra, Brossi a destra, servito il secondo, scambi veloci per il minturno che sta cercando Varchi per andare a chiuderla questa partita, anche se nel futsal non si può mai dire. Adriano, Brossi, Robles cerca il dribbling, Robles per scendere all'indietro da Brossi, servito Thomas, fermato da Zimmatore in rimessa,
Adesso ancora per le maglie bianche. Vanderlei che è rientrato in campo. Non è più rientrato invece Murillo. Dopo essersi seduto aveva cominciato la gara, poi è subito un infortunio nel primo tempo. Chissà se lo rivedremo in campo prima della fine. Vanderlei da lontano per serve Thomas, si allunga troppo il pallone, prova a uscire il Parioli, non è facile. Bartolomeo riceve adesso e serve Zimatore. Bruni vicino, Zimatore preferisce cercare ancora Bartolomeo. Ma recupera in turno Robles, in possesso palla. Vanderlei sbaglia il tocco di ritorno per Thomas. Rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite. Quando mancano 12 minuti alla fine della partita. Vanderlei. Il tiro sotto misura qui di Brossi, finisce però alto. Bruni. Finisce giù qui Fruscella ed è il calcio di punizione per il Parioli. De Brossi va a sedersi per far entrare Diego da Silva. C'è di punizione a 11:22 dalla fine. La lunghissima distanza, il tiro alla deviazione, la palla che esce di pochissimo, il tiro di Francesco Bartolomeo. Andiamo a battere l'angolo il Parioli. Turno se la cava, mette nel pallone in out. Cerca la distanza, non la trova, arriva il cartellino giallo per Alex Robles. Cometo fermo a 11:11. Più palindromo di così si muore. Il tiro poi al un po' di scossoni sugli spalti. Vanderlei, Adriano, Thomas, ancora Vanderlei, Thomas. Viene bene in mezzo al campo, poi serve Adriano che trova Vanderlei, si gira Vanderlei, l'uscita con i piedi in scivolata del portiere ospite che mette il pallone ancora in out. Possesso ancora per la squadra di casa, la palla in mezzo, prova a girarsi in qualche modo Thomas, alla fine finisce giù Bruni, non c'è fallo. Thomas da Silva, cerca un compagno, non lo trova, si impegna a tenere il pallone in campo, bend out, non ci riesce, regala il corner alla squadra di casa, pronto a battere, panata a Thomas che la lascia scorrere all'indietro fino a Torres. Thomas
rimessa verde Bruni, palla all'indietro per De Lieto, scambio con Bruni, l'intercetto, attenzione di Da Silva che non riesce però ad approfittarne fino in fondo, conquista solo una rimessa il Minturno. Adriano, Vanderlei, qualcosa non torna, si ferma il gioco. Si va a ripetere la rimessa in gioco. No, c'è cambio. Palla restituita però al Minturno. Adriano, Vanderlei, Torres, Vanderlei, Da Silva, Adriano, ancora Vanderlei che prima gli restituisce il pallone, il tocco all'esterno di Adriano troppo corto e impreciso, ma il Parioli non riesce a imbastire un'azione offensiva degna di questo nome. Adriano, panata a Thomas, si sovrappone Da Silva, Thomas prova a dargli il pallone, poi spintona via l'avversario, c'è fallo su Bartolomeo, quarto fallo per il Minturno. Badaracco, Bruni, De Lieto, ancora Bruni, bene in dribbling su Da Silva, avanza il numero 6 che va col mancino, Torres, Da Silva, molto bello il movimento di Da Silva, poi cede il pallone all'indietro da Adriano, 8:25 ancora da giocare, Da Silva, Thomas, Adriano può anche cercare il tiro, si trascina però il pallone fuori. Tornato in campo Ginanni, Bruni, De Lieto, Badaracco, ancora De Lieto, il nuovo Badaracco che deve giocare di prima, Adriano di testa a recuperare il pallone che finisce sui piedi di Da Silva, attenzione a Vanderlei, il tiro sporcato da Badaracco che poi la mette in angolo sul nuovo tentativo di Vanderlei, pronto a battere questo corner, si fa vedere Da Silva, il tocco corto ancora per Vanderlei, c'è lontano Adriano, Vanderlei lo serve con un pallone alto, va in pressing De Lieto, Adriano retrocede, la serve di mancino sulla sinistra, Thomas, ancora Adriano, serve il pressing di De Lieto, Adriano alleggerisce andando verso Torres, Vanderlei per il controllo, la palla messa in mezzo per Thomas, viene intercettato da attenzione Bruni, Bruni prova a servire De Lieto, ma Adriano ci mette il piede, salva Capra e Cavoli, ma soprattutto il risultato 3-1, resta il Minturno, il tiro da fuori di Badaracco, c'è una deviazione di un giocatore della squadra di casa, la rimessa in corner del TC Parioli. Vanderlei la tocca di testa, il pallone che però va nelle disponibilità di Ginanni, serve Badaracco, Bruni, c'è De Lieto, il secondo palo che si va a vedere, Bruni cerca proprio l'imbucata per De Lieto, c'è il tocco e sarà ancora calcio d'angolo, 7:04 sul cronometro, 3-1 per la squadra di casa, ma angolo per il Parioli che attacca in questa fase di partita, il tiro al volo di Bruni, la gran parata di Torres, attenzione al colpo di testa e Bendaud salva su Thomas, una dopo l'altra le azioni pericolose di questo secondo tempo. Davvero un bello scambio
tra le due squadre. Vanderlei, il punteggio però resta fisso sul 3-1, il tiro dalla distanza ancora di Thomas, end out per Bruni, non c'è un attimo di pausa. Badaracco il tiro, ancora la parata di Thomas che la mette in calcio d'angolo. Time out, signori, quindi noi ci fermiamo per una brevissima pausa. 6:30 sul cronometro, 3-1 per il Minturno. Terminato il time out, ancora 6 minuti e mezzo da giocare, il corner per il TC Parioli, mentre Ginanni è passato a fare il portiere di movimento, portiere volante, nel tentativo di recuperare il risultato. Badaracco, Bruni, proprio per Ginanni, di nuovo Bruni che la tocca male, riesce poi a servire Badaracco. Ginanni, Bruni, Badaracco, ancora lo scambio tra i tre per cercare un varco che al momento non c'è. Viene a prenderla anche Giordano, quello che finisce fuori, la rimessa è per il Minturno. Tornato quindi in porta Ben Daoud, ma da Silva la controlla malissimo. Quindi buono l'intercetto di da Silva. Ginanni lascia Bruni. Badaracco. Bruni. Badaracco. Giordano. Ruiz Garcia in scivolata, ancora possesso per la squadra ospite, sotto nel punteggio, ma che sta attaccando con una certa continuità. Badaracco, Bruni, ora anche con il giocatore di movimento in più, Ginanni. Badaracco, la palla poi prova a metterla in mezzo, il Parioli non arriva in tempo a controllarla. Giordano, rimessa per il Minturno. Vanderlei, controllo di Vanderlei, la scivolata del portiere del Parioli. Vanderlei che va a battere questa rimessa, è all'indietro per Adriano, c'è largo a sinistra da Silva, servito in questo momento, ma sempre nella propria metà campo il Minturno. Ora la verticalizzazione per Vanderlei, da Silva contro Bruni, lascia rotolare il pallone in out per guadagnare la rimessa. Ruiz Garcia, Adriano per da Silva, dopo l'itacco per Vanderlei, poi non riesce a servire sulla corsa proprio da Silva. Rimessa per il Minturno, c'è stata una deviazione di Aloia. Da Silva cerca e trova Luis Garcia, end out. Bruni, Aloia, tenta il dribbling che riesce a metà, l'arbitro ferma il gioco, c'è il quinto fallo del Minturno, chiamato a gran voce dal direttore di gara, giunge quindi il limite la squadra di casa. Badaracco, Bruni, Ginanni, ancora per Badaracco, Bruni, lo scambio tra i due, Ginanni ancora all'indietro, non riesce a trovare spazi nonostante l'uomo in più in questo momento, il Parioli, Ginanni, Torres la tiene giù. Il fallo, ah,
Time out per la squadra di casa. Siamo 3-1 quando mancano 3 minuti e 33 da giocare e noi ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci qua, 3.33 ancora da giocare alla Pallaborelli per chiudere questa partita. Il Minturno conduce per 3-1 ed è in possesso di palla il Parioli, che sta giocando con il portiere di movimento in questo momento. Ci sta giocando anche il Minturno, lo vedete Torres avanti, il giocatore più avanzato Graf, si fa una bella corsa per arrivare in porta. Il tiro di Vanderlei, in questo momento la porta era vuota, il recupero solo per un momento di Da Silva, Bendaud che la tiene, Giordano la controlla, Badaracco, Adriano gliela tocca in fallo laterale. Miranni, Badaracco, Bruni, Badaracco, poi che arriva Ginanni, vorrebbe avanzare ma non può. Riesce per qui bene a servire il compagno, interdizione di Ruiz Garcia, che la spazza però via senza tanti complimenti. Colpo di testa qui di Zimatore che non trova compagni, allora Torres serve Da Silva, Adriano, Vanderlei, Adriano che ha giocato praticamente quasi tutta la partita, Da Silva, eccolo servito Adriano che va al tiro, ancora Adriano in qualche modo la può raggiungere, Da Silva la può bloccare, Ginanni che adesso avanza sulla linea del fallo laterale, Vanderlei la tocca, la rimessa è verde, 2 minuti e 13 ancora da giocare. Bruni cercherà il tiro, lo prova, prende in pieno Da Silva, Ginanni, Adriano va al tiro da lontano vedendo la porta sguarnita, guarda che però finisce larga oltre il palo alla sinistra, prospettiva del portiere. Ginanni di testa la gira cercando Zimatore, impreciso Bruni, però qui la tocca male, per sua fortuna Giordano nei paraggi, con lo Giordano serve ancora Bruni, si ostacolano un po' i due, anzi questa era Zimatore, si ostacolano i due, la palla finisce fuori, rimessa per il Minturno, 1.34 sul cronometro, ultime speranze per il Parioli di cercare di in un finale all'arma bianca, ma il possesso del Minturno non la tocca, Torres che torna in porta, rimessa quindi verde, ultimi 90 secondi, Bruni, Ginanni, ancora per Badaracco, la palla in mezzo per Giordano, il retropassaggio che scheggia il palo, attenzione perché si rischiava un autogol abbastanza clamoroso. L'angolo è per il Minturno, Vanderlei, scambio con Da Silva, si va adesso da Adriano, ancora per Vanderlei, Adriano è tutto solo, Luis Garcia lo vede solo adesso e lo serve male, occasione persa, era tutto solo Luis Garcia, c'era lo spazio per passargli meglio e prima il pallone, Bruni poi non riesce a servire il compagno, allora gestisce per questi ultimi 38 secondi il Minturno, Vanderlei lo scavetta a cercare Adriano, pregevole lo stop del numero 10, si torna da Vanderlei, ancora Adriano, Ruiz Garcia servito, Vanderlei vicino c'è Da Silva, e bellissimo il passaggio di Vanderlei per Da Silva che poi la tira direttamente addosso a Bendaud, attenzione perché Bendaud ha lasciato la porta a Ruiz Garcia, non riesce però a girarla verso la porta,
Vanderlei da fuori, mancano 10 secondi, presumibilmente si andrà al possesso fino alla fine del cronometro. E allora possiamo dirlo, il Minturno batte il TC Parioli per 3-1 e resta saldamente al comando del girone B della Serie C. 1, le reti di Adriano al sesto minuto, il pareggio momentaneo del Parioli con Zimatore, Vanderlei e Brossi chiudono la pratica già nel primo tempo. Minturno resta in testa, va a 9 punti, il Parioli resta a 4. Dal Pallaborelli è tutto, vi lasciamo alle interviste del post partita e a tutti gli appuntamenti sempre qui su RTG Telegolfo. Da Giuseppe Capuano alle riprese e Davide Gussardi alla cronaca è tutto. Così qui con mister De Fazzi. Mister, è stata una partita abbastanza complessa e eravate riusciti anche a rimontare lo svantaggio iniziale nel primo tempo, poi la squadra avversaria ha preso un po' il sopravvento. Cos'è andato storto in questi minuti, nei minuti di questa partita? Ma storto non è andato niente, perché loro sono di un livello tecnico più alto del nostro, e come fai una disattenzione ti fanno gol, cioè hanno fatto un gol da calcio piazzato, abbiamo perso l'uomo, un altro fa una giocata a Vanderlei che è impossibile da fermare, fa un gran gol e poi prendiamo un gol da 15 metri. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di correre, di tamponarli, ma poi noi non facciamo la corsa su loro, loro giocheranno per vincere il campionato, insomma il tasso tecnico loro si è visto, noi ci mettiamo tanto cuore, tanta grinta. Alla fine sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, perché nel secondo tempo comunque abbiamo provato a reagire, il portiere loro ha fatto un paio di interventi buoni, abbiamo messo il portiere in movimento, ma non siamo riusciti a essere pericolosi perché sono bravi anche a difendere quello, quindi non veniamo qui con velleità di vittoria, volevamo fare una buona prestazione, l'abbiamo fatta, siamo stati in partita per tutto il tempo. Complimenti a loro, perché sono una squadra fortissima, lo sapevamo già dallo scorso anno, quindi nulla da dire. Avete già incontrato due delle squadre pontine di questo campionato, eravate riusciti a restare imbattuti, la contro Terracina e Fondi, è arrivata per la sconfitta qui a Minturno, anche se come ha detto lei elementi per pensare in positivo ci sono, in effetti tanti interventi positivi del portiere Torres hanno anche impedito magari di chiudere imbattuti questa giornata. Sì, ripeto, ecco, Fondi e Terracina sono squadre più alla nostra portata, noi dobbiamo fare la corsa su quelle per rimanere in categoria. Non siamo, Minturno farà un campionato di vertice, non lo sappiamo, siamo di qua a giocarci la partita, non abbiamo fatto le barricate, abbiamo giocato a viso aperto, comunque cercando la vittoria. E il campionato è, secondo me rispetto all'anno scorso, è molto più difficile, sono squadre un tasso tecnico elevato e sarà bella la lotta vincente per la vittoria fino all'ultimo, ma anche quella per la salvezza, perché tranne 3-4 squadre poi c'è tanto equilibrio. Quindi quali, chiaramente è prestissimo per parlarne, siamo solo alla terza giornata, però le chiedo in virtù del vostro obiettivo stagionale come comunque ha visto questo avvio di campionato. Un avvio di campionato, l'ho detto, vedo un lotto di 3-4 squadre superiori, parliamo appunto di Minturno e Italpol, secondo me anche Aprilia, Pomezia, e poi ci metterei Cisterna, però il resto poi vedo un grande equilibrio che si giocheranno le posizioni di rincarso ai playoff e la salvezza. Mi riferivo un po' più alla sua squadra, come aveva visto la sua squadra in questo avvio di campionato. No, noi bene, noi stiamo facendo buone prestazioni. A Terracina abbiamo vinto a un minuto dalla fine, col Fondi in casa siamo stati rimontati a poco dalla fine, sono tutte e due partite molto equilibrate e oggi insomma è andata come è andata, però sono comunque soddisfatto della prestazione. Adesso si torna in casa contro il Real Stella e prima di questa giornata era ultimo in classifica, mentre dobbiamo aspettare i risultati di tutte le altre partite. Dovrebbe aver perso, ce l'abbiamo notizia in anteprima, e quindi cosa hai portato via da questa partita per cercare quindi di mettere altri punti in cascina, soprattutto in casa, che sospetto sia un po' il fortino dove costruire il campionato? Ma innanzitutto pensiamo a martedì che abbiamo la Coppa, quindi già avremo un allenamento in meno per preparare la partita di sabato. Sì, è vero, la Stella sta a 0 punti, ma ho visto che ha perso tutte le partite di poco, quindi fa parte di quell'otto, di quelle squadre che combatteranno per salvarsi. Noi ci dovremmo giocare la nostra partita al massimo, lo facciamo in casa, e il nostro circolo che quest'anno giochiamo sul sintetico, che potrebbe essere un punto a nostro favore.
però siamo sicuri che se dobbiamo giocare con la stessa intensità che abbiamo fatto nelle ultime tre partite per cercare di portare a casa i tre punti. Grazie mister De Pazzi. Grazie a voi. E siamo qui con un ospite speciale, ci aspettava un allenatore, un giocatore, è arrivato addirittura il presidente. Tra il presidente? Sì, purtroppo si sono ritirati tutti dagli spogliatoi, tutti nudi, quindi sono intervenuto io. Presidente Ricciaccio, con cui chiediamo di commentare questa partita, una bella vittoria contro una squadra che ha venduto carissima la pelle, ne parlavamo poco prima proprio di entrare in diretta. Beh, sapevamo insomma che era una bella squadra, che avremmo dovuto sudare per l'ennesima volta i tre punti, oggi siamo primi da soli, sono contento. Ma saranno tutte così, insomma, a parte qualche squadra che già si comincia a delineare come insomma la classifica, quindi la maggior parte sono tutte tirate le partite per noi. Forse è un bene, è un bene. Un bene anche per tenere sempre alta la concentrazione, è un campionato che prima parlavamo con il tecnico del Parioli, si prospetta abbastanza tosto sia per quanto riguarda le posizioni di alta classifica che per la battaglia per restare in categoria. Le chiedo quindi una disamina, chiaramente positiva, penso solo possa essere positiva, di queste prime tre vittorie nelle prime tre partite. Beh, tre vittorie importanti perché innanzitutto il roster ancora non è completo, siamo in attesa che arrivi pure Bestetti, quindi la forma fisica ancora non è proprio al top, quindi 9 punti, 3 gare, primi da solo, per noi è una grandissima cosa. Ripeto, al di là di Pomezia e Ital Paul, che secondo me è così di Cisterna, che sono tre belle squadre, diciamo il resto non sono da meno, insomma, cioè il Ponte, questo, i Parioli stesso e altre realtà che secondo me durante il corso del campionato daranno filo da torcia a tutti. Quindi è un bel campionato, finalmente un campionato degno della categoria. Le chiedo quanto è importante avere un allenatore come Van der Ley, che sente, c'è una mosca che non ci lascia in pace. Un allenatore come Van der Ley, che non solo sa gestire una squadra che al momento è prima da sola in testa della classifica, ma che è anche il capocannoniere della squadra con 4 gol in 3 partite. Van der Ley è indiscusso giocatore di qualità. Diciamo che Menturno ha sempre avuto i giocatori di qualità, prima Veronesi, poi Thiago, oggi Van der Ley, diciamo, è un po' l'ideale della società, costruire la squadra intorno a un fuoriclasse. Lui è un fuoriclasse, poi di tutto rispetto, ha giocato su campi veramente importanti, campionati importanti, oggi porta la sua esperienza a Menturno, siamo contenti che i ragazzi lo seguano, sia diciamo stranieri, me l'aspetto perché lo conoscono, ma per gli italiani che lo stanno seguendo per me è fondamentale. Avrei voluto un po' più presenza italiana e approfittare di questa esperienza per poter costruire qualcosa, insomma, un po' più un po' più del posto locale, però piano piano muoviamo con l'andare del tempo se riusciamo a integrare gli italiani nella squadra. Si parla del Minturno come una delle squadre che deve puntare alla vittoria del campionato, le confermo, smentisce o nicchia? No, non ci nascondiamo, l'anno scorso siamo arrivati secondi, quindi vogliamo confermare il secondo posto, quindi sperando di, ecco, piano piano poi a lungo andare, se vediamo che le cose girano bene come stanno girando, perché no, insomma la Serie B per noi è il posto dove secondo me ci stiamo bene, no? Eppure Minturno manca alla Serie B, quindi per noi è fondamentale. Beh, direi che con queste dichiarazioni abbiamo praticamente detto tutto, ringraziamo il presidente Ricciaccio. Grazie per l'intervista, la mosca sarà andata, quindi sta a posto così. E siamo a posto così.